Torricella Sicura, l'antichissima Turricellam, ricca di testimonianze di civiltà italiche, romane e altomedievali, è uno dei 47 comuni della provincia di Teramo ed è quello più vicino al capoluogo di provincia. Dista all'incirca solo 7 chilometri. Ora, con l'apertura al traffico della variante alla statale 80, è collegata direttamente anche con l'autostrada A24 e con il raccordo della Teramo Mare in direzione Giulianova. Il suo territorio si trova alle falde dei Monti della Laga, a cavallo delle valli del fiume Tordino e del torrente Vezzola, ed è sulla direttiva Teramo, Rocca Santa Maria, Bosco Martese. In passato il paese era formato da 4 piccoli borghi divisi tra di loro, non essendo stata ancora costruita la zona centrale che ha dato uniformità all'attuale intero abitato. Il nome Torricella deriverebbe dall'esistenza in passato di un antichissimo castello, dal quale partiva un passaggio sotterraneo che conduceva in aperta campagna. Sicura, invece, è riferito alla presunta presenza, un tempo, dei Siculi. Altre fonti asseriscono che si riferirebbe ad un luogo fortificato e quindi sicuro. Così l'epiteto Sicura venne aggiunto al nome di Torricella qualche anno dopo l'Unità d'Italia per ovviare alle tante omonimie presenti sul territorio del neonato Regno d'Italia. La chiesa parrocchiale, ultimata nel 1806, è dedicata a San Paolo Apostolo ed è ubicata nel cuore del paese. In passato era una chiesa rurale, intitolata a San Paolo in Albata, ed era situata nelle vicinanze del centro abitato. Altra bella chiesa che si trova in mezzo al paese nel verde degli abeti, con annesso un nuovissimo parco giochi per bimbi, è quella della Madonna delle Vergini, con due graziosi altarini laterali ricavati dalla roccia di tufo. Fu eretta nel 1635. La villa Capuani Celommi, fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale di Torricella Sicura, è diventata sede della Fondazione Pasquale Celommi Onlus e ospita nell'intero arco dell'anno manifestazioni di vario genere, con mostre, convegni culturali, artistici e gastronomici. Ultimamente è diventata anche un'eccellente location per matrimoni civili, set fotografici e book matrimoniali. Un'altra peculiarità torricellese è il presepe e museo etnografico Le Genti della Laga, che da oltre 10 anni viene allestito da Gino Di Benedetto in una struttura permanente, messa a disposizione gratuitamente proprio dal comune. Per estensione è il presepe più grande d'Abruzzo, si sviluppa su una superficie di 700 metri quadri con 3 aree ben distinte. Una sezione museale relativa alla passata civiltà contadina e urbana del nostro territorio, l'altra composta da miniature che si animano e rappresentano scene di vita della citata civiltà dell'epoca. La terza, infine, è quella che riguarda la natività, ovvero il presepe vero e proprio. Siamo a Torricella Sicura. Qui
è nato padre Antonio Proficco nell'11 maggio 1923. Era entrato a Roma nello studentato della piccola missione per i sordomuti nel 1935. Aveva coronato la sua formazione di insegnante specializzato per i sordomuti gli studi di filosofia e di teologia alla Pontificia Università Urbaniana di Roma. Negli anni della preparazione alla vita religiosa e al sacerdozio si era formato secondo il carisma di Don Giuseppe, che ha vissuto con entusiasmo e con creatività come educatore, come insegnante e come missionario, impegnandosi sempre più intensamente, senza risparmiarsi, per l'istruzione e per la formazione umana e cristiana delle persone sorde. Il 23 ottobre 2010, a Torricella Sicura, è stata intitolata una via a padre Antonio Proficco. Padre Vincenzo Di Blasio è stato animatore delle varie commemorazioni dedicate al ricordo e al grande lavoro verso i sordi di padre Antonio Proficco. Morì improvvisamente il 28 agosto 1990 al Santuario Mariano di Lourdes, dove si era recato ancora una volta guidando il pellegrinaggio di un gruppo di sordi. Riportato in Italia dopo una cerimonia funebre nella chiesa parrocchiale di Torricella Sicura, fu tumulato nella cappella di famiglia del cimitero locale. Vice Sindaco, finora abbiamo raccontato un po' la storia del comune di Torricella Sicura. Parliamo di com'è vivere qui oggi. È un comune che viene fuori da una ricostruzione importante, come vediamo alle nostre spalle. Diciamo che vivere a Torricella è bellissimo, anche perché abbiamo dei posti magnifici come questo. Questa è la piazza centrale di Torricella, dove vivono tutti i torricellesi la loro esperienza giornaliera. E soprattutto Torricella è un comune a 5 minuti da Teramo, dal capoluogo, e per cui è anche come posizione molto ma molto favorita da questo aspetto. E poi abbiamo anche le risorse nostre, quelle che provengono dai nostri terreni, dalla nostra agricoltura, dai nostri pascoli. E questo è un connubio perfetto, perché una persona che magari vuole respirare aria sana, vuole respirare aria pura, può venire a Torricella a 5 passi, come ha detto prima, da Teramo. La ricostruzione per noi è un elemento essenziale, sia dal punto di vista, ecco, a livello edificatorio. Infatti abbiamo
dato vita a molte iniziative. Questa dietro alle mie spalle è una di quelle. Abbiamo demolito e ricostruito il nostro municipio, che è la casa dei Torricellesi, in 2 anni. Abbiamo sviluppato un villaggio SAE di 49 casette per dare una nuova vita alle nostre famiglie qui a Torricella, per cui da questi presupposti possiamo dire che Torricella è un paese vivo, attraente e molto interessante anche per quelli che vivono in città. Siamo giunti alla 26esima edizione di questa bellissima tradizione popolare. Quest'anno siamo giunti alla 26esima sagra dei Lucciti e delle Porche, che è una tradizione popolare. La Proloco di Torricella Sicura, nata 31 anni fa, ha come compito quello di portare avanti appunto anche le tradizioni popolari, e siamo qui oggi appunto a festeggiarne il 26esimo. Oggi è stata una bellissima manifestazione, lei ci ha preparato una polenta buonissima, complimenti, come ha fatto a realizzarla? La polenta è semplicissima, si fa con farina di grano turco, acqua e sale. Il segreto poi è il condimento, il sugo. La polenta viene fatta mettendo l'acqua a bollire, però prima che bolle si mette la farina e poi deve essere girata un paio d'ore, dipende dalla quantità, 2 o 3 ore, dipende da com'è. Se no è acqua, farina e sale. Buona farina. Ecco, un'altra domanda. Buon lavoro. Le voglio fare un'altra domanda. Ma c'è una varietà particolare di grano duro che bisogna usare? Grano turco. Grano turco? No, noi lo prendiamo nei mulini dei dintorni. Questa volta era dal mulino Granzato. Grazie. Un'altra domanda. C'è un'altra domanda. Perché bisogna mettere insieme le foglie strascinate insieme alla polenta? È una tradizione contadina? È una tradizione di quando si faceva il maiale una volta. Ai tempi 50-60 anni fa, polenta, arrosto di maiale appena ucciso il maiale e le foglie strascinate, che era l'unica cosa che si trovava in quel periodo. Grazie. Thank you.